Ciao a tutti, mi chiamo Alfredo Morresi, lavoro in Google e sono il nuovo Developer Relations Program Manager per l'Italia. Il mio ruolo consiste nel supportare le community tecniche di sviluppatori sui nostri prodotti. Quindi parliamo di App Engine, parliamo di Chrome, parliamo di Drive, parliamo delle API di YouTube, delle mappe e parliamo anche della piattaforma Android. Oggi sono qui per presentarvi una serie di iniziative messe in campo da Google per offrirvi ancora più supporto nel vostro lavoro quotidiano. La prima è anche forse la più interessante, si chiama Google Developer Live ed è raggiungibile all'indirizzo developers.google.com/live. Se andiamo un attimo nel sito, possiamo vedere che questa Google Developer Live è un insieme di video sulle nostre tecnologie. Abbiamo video sugli AdWords, Android, Chrome, Cloud, Commerce, Drive, Google TV, Google Plus, Maps e YouTube. In pratica i vari team tecnici stanno girando quotidianamente nuovi contenuti che sono sia di introduzione ad alcune tecnologie, ma anche di approfondimento e di relazione con di sostanzialmente di domande e risposte. Infatti c'è uno di questi format chiamato Office Hours. In Europa abbiamo le Android Office Hours, dove tramite un Hangout vi potete collegare direttamente con le persone che sono in studio e fare a loro le domande su Android, sia a livello di tecnologia, sia a livello di architettura, sia a livello di problemi, ma anche a livello di user experience e magari un'analisi chiedere l'analisi della vostra applicazione. E c'è un calendario dove vengono un po' inseriti tutti i prossimi show, quindi perché molti di questi sono live, anche se poi sono tutti registrati per una consultazione successiva, e quindi potete già da oggi sapere quando magari collegarvi. E il mio suggerimento è di tenere costantemente sott'occhio la Google Developers Live, perché ci sono contenuti nuovi ogni giorno. E anzi, se volete magari trattare qualche tema particolare che non trovate tra quelli trattati, magari fatemi sapere. Il mio indirizzo email è alfredomorresi@google.com e magari raccogliendo i vostri feedback potrei anche chiedere a qualche team di approfondire le vostre richieste. Oppure potremmo anche pensare di organizzare una puntata della Google Developer Live in italiano con qualche esperto italiano su quelli che sono i temi che vi interessano maggiormente. Oltre alla Google Developer Live, da più o meno un paio di mesi è attiva anche la Google Developers Academy e non sono altro che delle lezioni che poi insieme compongono dei corsi sulle nostre principali tecnologie. Anche qui, la Google Developers Academy è raggiungibile al sito developers.google.com/academy e se andiamo a vederla insieme possiamo vedere come ci sono già lezioni pronte sui principali prodotti. Quindi, ad esempio, abbiamo dei corsi di introduzione a Google App Engine, piuttosto che come creare la nostra prima applicazione che sfrutta l'API di Drive, oppure includere le API di YouTube nel nostro sito, nelle nostre pagine. E la Google Developers Academy nasce sostanzialmente come un modo più coinvolgente per imparare le nuove tecnologie, per imparare le tecnologie Google invece della classica documentazione. Molto importante è che tutti i contenuti, come potete vedere, sono rilasciati sotto licenza Creative Commons per quanto riguarda i testi e i video e con Apache 2 per quanto riguarda gli esempi di codice. Quindi tutto quello che trovate nell'Academy potete distribuirlo senza nessun problema e anche rielaborarlo per creare i vostri corsi o le vostre lezioni training personalizzato. Terza iniziativa di cui vi volevo parlare, questa volta andiamo un po' più sul sociale, un po' più sul fisico, sul reale, è la DevFest. La DevFest è una stagione di eventi che è iniziata a settembre e la prima tornata si concluderà intorno a fine dicembre, dove tutte le nostre community, tutte le community Google Developers Group del territorio sono state invitate a creare un qualche evento dove incontrarsi con tutti gli altri sviluppatori. Sono molto orgoglioso di poter anche annunciare che abbiamo ben due DevFest in Italia. La prima sarà il 19 e il 20 ottobre a Firenze e la seconda sarà il 20 e il 21 ottobre a Sant'Agata di Militello a Messina. Durante queste DevFest, in genere il primo giorno ci saranno tutta una serie di sessioni tenute da esperti, ma anche in collegamento
via Hangout con molti dei nostri ingegneri Google, mentre il secondo giorno sarà un po' più incentrato sugli hackathon, su CodeLab, ma anche su speech per startup, bootcamp e cose simili. Andate e cercate pure DevFest Firenze piuttosto che DevFest Sicilia su Google e ci sono già le pagine con una bozza dell'agenda, che ovviamente è in progress, e anche con la possibilità di iscriversi a tutti i dettagli logistici per partecipare all'evento. Prima di lasciarvi, volevo condividere con voi l'ultima iniziativa in ordine ovviamente temporale, che è una mailing list che ho creato dove ho intenzione di, un attimo che arriviamo all'indirizzo, dove ho intenzione di tenervi costantemente aggiornati su tutto quello che succede intorno al mondo Google in Italia, quindi eventi, sessioni interessanti, novità e cose del genere. Quindi se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi pure a questo indirizzo e insomma, oppure pingatemi alla mail alfredomorresi@google.com. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e ci risentiamo prossimamente. Ciao ciao!